Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vi porto in un viaggio alla scoperta di uno dei grandi titoli del cinema, del quale tutti probabilmente abbiamo sentito parlare, ma che in pochi in realtà hanno avuto il coraggio di vedere. Si tratta dell'Invasione degli Ultracorpi, che potete trovare su Prime Video piuttosto che scaricarlo banalmente da internet. La sua genesi è stata davvero coraggiosa, come scopriremo tra qualche minuto, ma prima, come sempre, sigla! L'industria cinematografica americana nel 1956 era impantanata nel maccartismo. Dal 1947 la lista nera di Hollywood, della quale abbiamo parlato già più volte a Topos, ma che è bene ripetere, è stato un periodo di oscurantismo nel quale le persone più scomode di Hollywood venivano tacciate di comunismo, come se fosse una colpa, e per questo motivo venivano allontanate dai set e tante volte anche arrestati. Il Dipartimento della Giustizia compilò anche una lista delle organizzazioni giudicate totalitarie, fasciste, comuniste, generalmente sovversive. Si trovarono così accomunate dalla stessa accusa associazioni e movimenti come il Partito Comunista Americano, il Ku Klux Klan, il Comitato per la Difesa della Dichiarazione dei Diritti, la Lega degli Scrittori Americani, gli Amici Americani della Natura e l'Associazione dei Librai di Washington. Venne inoltre approntato il Security Index, un elenco contenente 26.000 nomi di persone ritenute politicamente pericolose da rinchiudere in campi di concentramento in caso di emergenza, perché l'americano medio impara solo il meglio dalle lezioni della vecchia Europa. Insomma, questa bella situazione aveva plasmato ogni decisione di produzione. I produttori chiesero lo scagionamento della maggior parte dei potenziali sceneggiatori e di molti attori dell'accusa di essere simpatizzanti comunisti prima che potessero essere assunti, e ogni progetto che sembrava vagamente politico era di solito accantonato dai capi degli studios nervosi per i boicottaggi minacciati dalla American Legion, un gruppo privato di persone che avevano poco da fare e quindi monitoravano le produzioni per poi denunciare quelle secondo loro sovversive. A parte i film anticomunisti pro forma come Lo schiavo della violenza, I Married a Communist della RKO, che gli studi cinematografici distribuirono come contentino per l'opinione pubblica, gli anni 50 avevano visto sul grande schermo ben poco dell'impegno sociopolitico che aveva reso il cinema americano dei primi anni 30 estremamente articolato. Ma verso i margini del settore, negli studi minori, sui set dei film di serie B, in titoli di genere western, polizieschi, fantascienza, i registi riuscirono a trovare un rifugio politico. Attraverso l'allegoria potevano esprimere le loro preoccupazioni per le paure che soffocavano la vita americana del dopoguerra, che da tempo erano bandite dai palcoscenici dei grandi studi. Registi come Samuel Fuller, Phil Carlson, Jack Arnold e Don Siegel lavorarono inosservati dall'establishment critico e hanno occultato la loro analisi sociale nelle pieghe dei titoli western, nei noir e nella fantascienza. Ci hanno così regalato alcuni dei film più autenticamente politici di quel decennio. E paura del mietitore, metaforicamente parlando, non ne aveva Don Siegel. Nello specifico, il regista ha trascorso gli anni 50 realizzando piccoli, concisi ed eleganti B-movies come Dollari che scottano, Delitto nella strada, Faccia d'angelo. La capacità inventiva del regista era eguagliata soltanto dal suo talento per gli stratagemmi dettati dalla necessità. Più di una volta si intrufolò nei magazzini delle major per rubare qualche ripresa, lavorava per tutta la notte per risparmiare denaro e trovava location che sembrava nessuno avesse mai fotografato prima. Scovò giovani attori affamati da far recitare come protagonisti e lavorò con loro per ottenere le migliori interpretazioni di cui erano capaci. Per sostenerli ha riempito le sue scene di caratteristi forti, molti dei quali erano suoi amici personali. Per dirne uno, il regista Sam Peckinpah è l'operaio del gas che si vede a un certo punto nell'Invasione degli Ultracorpi. Insomma, nessuno meglio di Don Siegel era in grado di prendere un budget di serie B e dargli connotazioni di serie A. Il produttore Walter Wonger era un uomo le cui radici erano profondamente radicate nel sistema degli studi di Hollywood, ma era anche
un anticonformista, era stato fino a quando aveva scontato una condanna a 4 mesi per aver sparato alla gente che rappresentava sua moglie e del quale era geloso. In prigione si convertì al liberalismo esplicito, decidendo di girare film con problematiche sociali. Le sue idee sarebbero state perfette per gli anni 30, ma negli ansiogeni anni 50 i progetti di Walter Wonger spaventarono gli studi principali. In definitiva si ritrovò a bussare alla umile Allied Artists. Lì, con Don Siegel come regista, realizzò Rivolta al Blocco 11, un appello per una riforma carceraria in un'epoca praticamente intollerante per un concetto del genere. Il film, a sorpresa, fu un successo, così Walter Wonger tornò prontamente da Don Siegel con l'idea di un film che avrebbe utilizzato le convenzioni del cinema di fantascienza e dell'horror per criticare la conformità delle vite degli americani. Assegnarono la stesura della sceneggiatura, necessariamente ispirata all'omonimo romanzo di Jack Finnery del 55, a Daniel Mainwaring, anche lui già testato su Blocco 11, uno sceneggiatore cui i migliori titoli, tra cui Le catene della colpa e Linciaggio, si erano scagliati animatamente contro l'ipocrisia e l'individualismo. Quello che risulta dalla collaborazione di questi tre fu un film abile, oltre ogni particolare problema, capace invece di offrire una critica sottotraccia dell'uniformazione insensata presente all'epoca in America, solo all'epoca, insieme all'uomo dell'organizzazione di William Wyatt e La follia solitaria di David Risman, entrambi bestseller di analisi sociale pubblicati negli anni 50, L'invasione degli ultracorpi spicca tra le opere di accusa al conformismo più radicali offerte dalla cultura pop durante un decennio ossessionato dalla necessità di trovare un posto, e con l'adattamento dei sosia dalla pura paura di perdere l'individualità. Ma andiamo avanti con i nostri ultracorpi. La critica del film era così sottile che Walter Wonger e la Allied Artists si preoccuparono che il pubblico non riuscisse ad afferrare la loro visione sul pericolo della conformità. Fu lo studio a insistere sulla scelta di un titolo dallo stile exploitation, quando Don Siegel propose Sleep No More, preso in prestito dal Macbeth. Walter Wonger cercò di far comparire Orson Welles in un'avvertenza video, con evidente tentativo di creare un parallelo tra l'invasione degli ultracorpi e il capolavoro della fantascienza radiofonica del 1939, La guerra dei mondi, di cui abbiamo già parlato in passato. Alla fine Wonger decise di racchiudere la narrazione del film all'interno di una cornice. Don Siegel e Daniel Mainwaring si opposero con forza, ma collaborarono per rendere questa struttura a flashback il più possibilmente integrata nel resto del film. Ma molti, incluso il regista, ritennero che una scelta simile diminuisse la potenza della storia attraverso una rassicurazione fasulla. In ogni caso, nonostante tutta la sua consapevolezza sociale, L'invasione degli ultracorpi è anche un film davvero angosciante. Don Siegel ha saggiamente tenuto alla larga la squadra degli effetti speciali, che voleva renderlo un tipico film di mostri, optando per utilizzare le protesi e il make-up con parsimonia ed efficacia. La nascita bavosa dei baccelloni e l'umanoide senza emozioni facciali sul tavolo da biliardo sono immagini che rimangono impresse. Il lungo inseguimento conclusivo sullo sfondo del sibilo di una sirena per la difesa civile è tranquillamente uno degli inseguimenti più inventivi e pieni di suspense mai girati. E Don Siegel infonde anche i momenti più casuali, come nell'assemblea di cloni nella piazza di Santa Mira in attesa di ricevere le loro spedizioni, di una grazia spaventosa. Realizzato in 23 giorni con un budget di $380,000, che era ridicolo anche all'epoca, L'invasione degli ultracorpi, proprio come i film horror realizzati da Val Lewton negli anni 40, continua ancora oggi a influenzare molti registi con la sua combinazione di plausibilità e surrealismo. È la vera incarnazione delle possibilità del cinema horror. Affronta la paura della perdita di identità e poi individua la minaccia per quell'identità non in qualche minaccia aliena, ma nelle nostre stesse anime. Chiede di affrontare l'inutile ortodossia del nostro io sociale e di ucciderla con un forcone. Durante le riprese Don Siegel si intrufolò di nascosto nella casa di Dana Winter, interprete di Becky Driscoll nel film, e fece scivolare uno dei baccelli sotto il suo letto. La mattina dopo, quando l'attrice trovò il baccello, la ritrovarono in uno stato di isteria. Per quasi 70 anni L'invasione degli ultracorpi ha tenuto il pubblico sulle spine, con la paura di trovare un giorno quel baccello alieno proprio sotto il proprio letto. Un monito che non va dimenticato, come dimostrano bene i tre remake: Terrore dallo spazio profondo del 78, Ultracorpi, L'invasione continua del 93 e Invasion del 2007, e come dimostrano anche le derive americane degli ultimi anni ed europee e italiane dei nostri giorni.